Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di Iscro, infatti al via le domande per quanto riguarda l'identità. Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo del nuovo bonus Iscro, infatti dopo le numerose richieste nei commenti dei nostri video possiamo dire che sono finalmente al via le domande per quanto riguarda l'indennità straordinaria. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale, naturalmente tutto gratuito. L'INPS dal 1 luglio ha aperto la procedura per quanto riguarda la presentazione della domanda Iscro, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa istituita dall'ultima manovra di bilancio. In attesa di novità consistenti sul fronte della riforma pensionistica, le indennità sulle pensioni che sono riservate, ricordiamo, agli iscritti alla gestione separata, prendono forma nella formula sperimentale che è già stata inaugurata lo scorso anno. Ricordiamo che l'Iscro è riservata a tutti coloro che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che rientrano nei requisiti descritti in dettaglio nella circolare dell'INPS del 30 giugno, la numero 94. Come riporta il messaggio dell'INPS, l'indennità può essere richiesta una sola volta nel triennio 2021-2023 e decorre dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e spetta per 6 mensilità. L'importo, ricordiamo, che è pari al 25% su base semestrale dell'ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate e non prevede accredito di contribuzione figurativa, oltre a non concorrere alla formazione del reddito. Come da legge prevista, l'importo mensile dell'Iscro non può essere inferiore a 250 euro ma neanche superiore agli 800 euro. La domanda, ricordiamo, deve essere inoltrata unicamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni, ovvero 2021, 2022, 2023, utilizzando i soliti canali a disposizione dei cittadini e degli enti di patronato nel sito internet dell'istituto e le credenziali PIN IMSS, SPID di livello 2 o superiore, carta di identità elettronica 3.0, carta nazionale dei servizi, ricorda l'IMSS. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.